Senti, veniamo a noi. Infatti, la giustizia è arrivata, finalmente ha raggiunto parecchie persone, le ha arrestate. Questo voto di scambio incredibile, proprio continuerà sempre, secondo me. Cosa ne pensi tu? Io sono scioccata, non condivido la serenità di Emiliano in questa vicenda. Purtroppo sono cose, no, di cui si è sempre sentito parlare, però sì, non ci si abitua mai. Tra l'altro, questo candidato è anche un candidato che poi è stato messo lì alla Camera di Commercio con una firma di Emiliano. Certo, Emiliano ha solo ratificato una nomina, però voglio dire, è di fatto una persona che non è stata eletta e poi è stata piazzata alla Camera di Commercio, un po' come ha fatto con l'Amaro di Noia, no? Che non è stata eletta, il suo cugino poi lo piazza alla DISU, e io ho paura che qui, pur di fare alleanze, di tenere buone le persone, non si guardi neanche all'opportunità politica, perché adesso lui è interessato da questa indagine, e io fossi stata in Emiliano avrei subito chiarito e avrei subito chiesto che sospendesse qualsiasi suo incarico in attesa di chiarire la sua posizione. Infatti, questa è la prima cosa da fare. Ma secondo te, ecco, Emiliano sta puntando alla segreteria del suo partito, cosa ne pensi? C'è una scalata in corso. Sicuramente, Emiliano sta puntando alla segreteria del suo partito dal giorno dopo che è stato eletto presidente della regione Puglia. Lo notiamo perché questa scalata sta svendendo anche alcuni asset strategici della regione Puglia, perché poi lui può fare quello che vuole col suo partito, però a me preoccupa quando vedo che si disinteressa della Puglia o quando peggio inizia a svenderla. Lo sta facendo con Aeroporto di Puglia, per dirne una, no? Avete visto quando si stava interessando alla fusione con Napoli? Una privatizzazione del genere non ha alcun senso. Se proprio una privatizzazione si deve fare, al massimo si fa con aeroporti molto distanti, perché altrimenti ti mangiano le rotte. Lui invece lo fa con Napoli perché evidentemente ha bisogno di un'alleanza strategica, appunto, meridionale per la sua scalata. Lo stesso fa con AQP, con l'acquedotto. Invece di ripubblicizzarlo, sta guardando all'idea di un acquedotto del sud che si occupi di acqua a 360 gradi, che se non si sbriga a pubblicizzare nel 2018 va in Ma la parola giusta è dire sono pericolosi, cosa ne pensi? Perché io ho visto anche la faccenda Fiera, mi ha lasciato totalmente interdetto, come se non riesco a parlare. Dico, ma vaffanculo, scusa, come cacchio si fa a dare la Fiera nelle mani di un altro ente messo malissimo economicamente e regalargliela in quella maniera? Mi dà proprio ai nervi, che ne pensi? Sì, sono pericolosi perché le loro azioni non hanno nulla a che vedere con il bene del territorio, ma con la loro carriera politica. Infatti, proprio facciamo carriera, chi se ne frega. Vediamo che succede. Vabbè. Ti voglio tanto bene e ti auguro una buona giornata. Grazie per la disponibilità. Ciao. Hey-ya! Oh?